È illegittimo il diniego dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno, fondato fra l'altro sulla indisponibilità di un reddito sufficiente che sarebbe stata dedotta dall'esistenza di un debito verso lo Stato per tasse non pagate. Il debito verso lo Stato rappresenta tutto al più un segnale di evasione fiscale, non di indisponibilità di reddito sufficiente. La pubblica amministrazione deve quindi fare una nuova verifica dei presupposti richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno, analizzando la documentazione prodotta nel ricorso davanti al TAR, nonché quella che il ricorrente deve depositare per dimostrare di possedere ancora redditi sufficienti.